nuovo appuntamento con In cammino verso le elezioni. Ospiti della puntata di oggi, spazio autogestito a pagamento, Orietta Mazzoletti, buonasera. Buonasera anche a Fabio Gentile, buonasera. Buonasera. Entrambi fanno parte della lista UDC Scicli CA che sostiene la candidatura a sindaco di Giorgio Vindigni. 20 minuti a nostra disposizione, durante i quali cercheremo di capire le ragioni del vostro impegno politico, del sostegno al candidato sindaco Vindigni e la vostra idea di occupare uno dei 16 scranni del Consiglio Comunale. Che ne dite se cominciamo? 20 minuti a disposizione da questo momento, esordisce Fabio Gentile. Allora, le ragioni di questo impegno politico in questa campagna elettorale e amministrativa 2022. Gentile. Grazie per la parola. Diciamo che posso sintetizzare in questo unico punto le ragioni per cui ho voluto, ecco, espormi e partecipare più attivamente alla vita politica della comunità in cui vivo, di Scicli in generale e della borgata di Donna Lucata. Il motivo, ecco, di cui parliamo è quello di mettere a frutto l'insegnamento che ho tratto in questi anni fino appunto ai miei 26. Ho avuto l'opportunità, ecco, di imparare delle competenze, delle abilità preziose nella mia carriera universitaria. Ecco, adesso, dopo essermi laureato come mediatore linguistico interculturale, aver negli anni successivi, subito dopo appunto i due dalla mia laurea, potuto, ecco, partecipare più attivamente alla vita della comunità tramite delle attività sociali, delle attività culturali. È cresciuto appunto dentro di me questo interesse, questa voglia forte di dare appunto il contributo, di riuscire a mettere a disposizione, ecco, della collettività quello che credo sia più giusto, sia più proficuo per riuscire, ecco, a migliorare l'interazione, per migliorare in generale una buona amministrazione, una buona partecipazione alla comunità. Allora, quello che mi auguro che appunto possa succedere in caso di ecco, esito positivo delle elezioni, delle votazioni a favore di Giorgio Vindigni, che sia appunto positivo anche per la mia candidatura consiliare o meno, è quello di ecco, aggiungere il mio pezzo e provare a migliorare l'interazione, migliorare la collaborazione, la partecipatività dentro la comunità. Bene, abbiamo sentito Fabio Gentile. Spostavo le telecamere su Orietta Mazzoletti, è anche lei una dei giovani che compongono questa lista UDC, Scicli CA. Stessa domanda anche per lei, quali le ragioni che l'hanno spinta a mettersi in gioco, a scendere, a figurare in questo agone politico? Orietta Mazzoletti. Grazie per la parola. Mi sono candidata perché ho tante idee e penso di avere anche le risposte a tante problematiche che ci sono, soprattutto quelle che riguardano il verde urbano. L'assenza anche di parco giochi, essendo anche mamma di una bimba di 3 anni, so la necessità reale che ha il paese di avere un'area giochi funzionale, perché un'area giochi non deve essere bella a livello estetico, ma deve essere appunto funzionale, cioè nel senso che deve poter permettere di usufruire ai giochi a molti bambini, si parla di 20-30 bambini, come paesi vicini già hanno fatto. In più, essendo paesaggista, posso dare quella qualità in più nella cura del verde, nella gestione e soprattutto nella manutenzione, che non è da sottovalutare. Per questo ho deciso quest'anno di candidarmi e quindi di portare le mie proposte al comune.
Anche lei è una giovane laureata, abbiamo sentito prima Fabio Gentile, sì. E colpisce certamente, no, che dei giovani con una laurea vogliono spendersi, no, per la propria città, e questo mi pare un dato che va sottolineato. Prima Orietta Mazzoletti e poi coinvolgiamo anche Fabio Gentile. Sì, la mia laurea è proprio una laurea specialistica, dal nome salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio. È una trama lunga ed è essenziale nei comuni, comunque, quella figura del paesaggista. Infatti, laureandomi, potevo scegliere se prendermi l'abilitazione come agronoma o come paesaggista, e ho optato per il paesaggista, perché comunque l'architetto del paesaggio, quindi colui che progetta le aree esterne, le aree a verde, le aree aperte, comunque, è necessario in un comune, ed è per questo che ho deciso comunque questa specialistica, ho optato per questa specialistica. Facciamo fare un flash anche su questo aspetto a Fabio Gentile. Dicevo prima, giovani laureati che vogliono spendersi per la propria città, vogliono restare qui e spendersi, ripeto, per il proprio territorio. Gentile, proprio in un flash, e poi piano piano andiamo ad affrontare un po' i temi di questa campagna elettorale, del sostegno alla candidatura del candidato a sindaco Giorgio Vindini. Andiamo con ordine allora. La ringrazio per questa domanda, intanto, che trovo interessante. Credo che sia giusto affrontarla, ecco, anche brevemente in questa trasmissione, perché pare che sia un tema, diciamo, del dibattito più ampio del nostro non solo paese, ma in generale del nostro tempo. Infatti, ecco, voglio sicuramente dire che tanti sono i giovani che provano a sviluppare le loro competenze, a creare una carriera e portarla avanti nel migliore dei modi, e questo, quindi, spesso sappiamo tutti, conosciamo qualcuno, porta al di fuori, tristemente, ecco, delle nostre comunità in Sicilia o delle nostre comunità nel meridione. In seguito, diciamo, a seguire un posto di lavoro con maggiore opportunità. Bene, io mi auguro che il momento storico possa essere giusto, possa essere proficuo per attuare quel cambiamento, grazie ad esempio piano di rinascita nazionale, che mette proprio, diciamo, in preminenza un maggiore coinvolgimento, una maggiore, ecco, proliferazione di benessere proprio nella parte più bassa sud dell'Italia, e che quindi quello che io ho avuto la fortuna e l'opportunità di imparare, di vedere appunto anche nell'Italia centrale, in Emilia-Romagna nello specifico, possa in questo tempo crescere anche qui, e magari mi auguro che per chi viene dopo di me, per le prossime generazioni, quindi i miei cugini, tutti quelli che vedo adesso andare a scuola, abbiano maggiormente magari opportunità lavorative o di studio anche, ma ci auguriamo, nella nostra Sicilia e a Scicli. Oh, fin qui tutto è servito, tra virgolette, a fare conoscere i due nostri candidati al Consiglio Comunale, una sorta di scheda molto elegante, molto coincisa. E andiamo subito a parlare del sostegno al candidato Giorgio Vindini. Cominciamo da Fabio Gentile e poi andiamo da Orietta Mazzoletti. Perché avete deciso, Fabio, cominciamo da te, di stare accanto al candidato sindaco Giorgio Vindini? Quali le garanzie che dà in proiezione futura? Due domande in una. Bene, ecco, ritengo che questa domanda sia molto naturale come proseguimento di quello che abbiamo appena detto. Giorgio Vindini è appoggiato da una coalizione folta. Vogliamo anche chiamarlo campo largo, se ci viene comodo e ci viene intuitivo ricollegarlo magari a
un termine che viene utilizzato spesso anche nella stampa nazionale, nel dibattito politico. Ecco, sono sei le liste che appoggiano questa candidatura e rivedo in molte una sorta di respiro nazionale, appunto, che va anche oltre, se vogliamo, l'amministrazione locale, per ricollegarsi a un piano centrale e addirittura, diciamo, avere dei riversamenti anche a livello europeo. Perciò si ricollega tramite dei partiti di prominenza nazionale. Questo credo, ecco, che sia un punto centrale, sia nella forza della candidatura di Giorgio Indigni, altrettanto nella scelta personale di, ecco, entrare in campo insieme a questa coalizione. Il fatto stesso, appunto, di essere un mediatore culturale, quindi avere una prospettiva verso l'esterno per trarre ispirazione e per collegarmi, ecco, alla vivacità del dibattito nazionale, del dibattito europeo, e cercare di portare quello che può servire di più a Scicli, quelle idee che fanno del bene alle amministrazioni, alle economie. E questo qui l'ho ritrovato, ecco, proprio molto vicino alle idee, ai progetti di Giorgio Indigni. Allora io credo che la garanzia per il futuro possa essere questa, ovvero di avere delle idee chiare, di avere delle idee che si possono, appunto, realizzare in, diciamo, sul solco, appunto, di queste politiche che sono, ecco, di ampio respiro e di grande, se vogliamo, realizzazione, di grande fortuna. Orietta Mazzoletti, allora, perché ha deciso di stare accanto al candidato Giorgio Indigni? Io ho sposato la sua idea di progetto, quindi riformista e progressista, proprio perché credo in lui. Giorgio è un uomo di sostanza, non è di parole. Ovviamente in questa campagna elettorale ci saranno tante parole, tutti faranno parole, ma a differenza di molti Giorgio sarà di sostanza, perché, come ripete spesso e volentieri lui nelle sue interviste, a ogni problema c'è una soluzione. E quindi è un sinonimo, è un simbolo di concretezza di questo candidato, Giorgio Indigni. E ho sposato proprio questa sua idea, perché non è più tempo di parole, ce ne sono state troppe per troppi anni se non si è parlato, cioè, o comunque c'erano problemi e si parlava poi, vedremo, non possiamo, vediamo, facciamo, no. Con lui invece ci sarà la soluzione a molti problemi ordinari, e la cosa bella è anche che lui progetta per un futuro, cioè non è a breve termine, il suo obiettivo non si ferma al breve termine ma si proietta al lungo termine, quindi ho sposato tutta l'idea sua, perché all'inizio l'ho sposata per il programma, ovviamente, che era un bel programma. Ora ancora a maggior ragione, ogni volta che lo sento nelle varie interviste, soprattutto quelle dove ci sono i sei candidati a sindaco seduti, Giorgio è l'unico che ci può risollevare da questa problematica infinita, in cui è unica soprattutto, in cui versa il comune. Bene, vado da Fabio Gentile. Certo che trovo interessante chiedere a dei giovani come voi sullo slogan. Uno dei principali slogan di Giorgio Indigni, ce ne sono un paio, forse tre, colpisce "Riprendiamoci il futuro". Ecco, mi piace sottoporre alla vostra attenzione questo slogan che lui ha detto più volte, ricco di contenuto. Allora, Fabio Gentile, su questo slogan, "Riprendiamoci il futuro". Bene, inizio a rispondere a questa domanda prestando subito delle parole di Orietta. Sì. È apprezzabile nel tentativo, nel progetto, nella candidatura di Giorgio Indigni, spostare lo sguardo, il punto di vista verso l'orizzonte, verso il futuro. Bene, non siamo ingenui, quindi, ecco, teniamo sicuramente in maniera chiara a mente quale sarà concretamente
Il nodo principale, ecco, di ogni amministrazione, quindi anche della futura, ecco, amministrazione dei prossimi 5 anni di cicli. Il nodo è il bilancio e sicuramente, ecco, conosciamo la realtà, quali sono diciamo le problematiche principali. Sicuramente, ecco, il Comune nella scorsa amministrazione ha ottenuto dei buoni risultati che ad ogni caso attestano, ecco, il bilancio e la situazione economica e finanziaria del Comune di Cicli in predissesto, possiamo dire in questo modo. Allora ci sono sicuramente delle strategie, delle politiche da applicare per garantire una buona manutenzione ordinaria, ecco, una buona amministrazione ordinaria, e questo qua ce l'abbiamo chiaramente a mente. Io mi auguro che adesso sia il momento storico, appunto, sia l'ora giusta di aggiungere quel pezzetto successivo. Credo che sia possibile, credo che, appunto, abbiamo la fortuna in questo momento di progettare anche come allo stesso tempo garantire l'ordinario e creare, poggiare le basi, mettere le fondamenta per quello che deve essere poi l'osso forte dello sviluppo di Cicli, lo sviluppo che porta, appunto, come dicevamo prima, Cicli lo porta nel futuro e lo porta nell'arena di dibattito, di dialogo, di buona amministrazione, di strategie di turismo, di strategie di agricoltura, di strategie per le politiche sociali. Insieme, ecco, a tutta la politica nazionale, addirittura, se vogliamo essere ottimisti, un tratto principale che mi caratterizza è quello di proiettarlo verso l'esterno, ecco, verso qualcosa di raggiungibile e, se vogliamo, ecco, un po' con quel piglio futuristico, con quel piglio che dia la speranza, che dia la forza per raggiungere degli obiettivi che, grazie, ecco, alla coalizione di Giorgio, sono chiari, sono davanti a noi e possibilmente, ecco, durante l'amministrazione, con l'augurio di una riuscita, ecco, positiva della candidatura, delle elezioni, si possono tramutare in realtà per tutta la comunità. Quanto sono importanti, Orietta Mazzoletti, gli slogan in campagna elettorale? Abbiamo parlato di uno dei tre slogan che usa Vindigni in questa campagna elettorale, sul riprendiamoci il futuro. Io infatti questo riprendiamoci il futuro lo leggo invece ad una sostenibilità. Con la parola sostenibilità si intende dire l'obiettivo di lasciare ai posteri, quindi alle future generazioni, almeno ciò di cui beneficiamo oggi noi. Quindi migliorare la situazione sì, peggiorarla no. Sono stati anni, non parlo solo degli ultimi 5, ma anche di quelli addietro, in cui la situazione è restata troppo bloccata, troppo fossilizzata. E quindi la parola sostenibilità, quindi sviluppo sostenibile ovviamente, è essenziale, e il riprendiamoci il futuro sta proprio in questo, perché io ai miei figli, visto che uno ce l'ho in pancia e uno ce l'ho all'asilo e una ce l'ho all'asilo, voglio regalare qualcosa di utile, cioè l'ambiente, la natura, il verde, una passeggiata, voglio regalare tante piccole emozioni, che sono le cose più importanti di cui una persona, anche grande, non per forza piccola, necessita per stare bene. E anche Amoni invece ti dà una specie di carica, dice forza, andiamo tutti insieme, proviamo a raggiungere questi obiettivi, perché gli obiettivi tutto sommato nei vari programmi sono simili, non è che cambiano tantissimo. La differenza sta nella strada che si percorre, quindi nella strada che si sceglie di affrontare, anche perché sicuramente ci saranno tantissime problematiche per risolvere, quindi, questi problemi che ci troveremo comunque tutti davanti. Allora, il bilancio, la questione ambientale più volte sottolineata da Mazzoletti,
Cos'altro bisogna sottolineare, seppur in chiusura di questo spazio a pagamento che è stato chiesto da voi? Fabio Gentile, le politiche giovanili, ad esempio, lo sport, ecco, in una pillola, che cosa possiamo dire? Siamo in chiusura e poi la conclusione la facciamo fare anche a Orietta Mazzoletti. Gentile. La ringrazio per la domanda, direttore. Possiamo dire che le politiche giovanili, possiamo dire che lo sport, possiamo dire che siano un punto forte, una parte caratterizzante dell'idea, del progetto che accomuna appunto tutti attorno a Giorgio Vindigni. Ecco, io sono nato a Ragusa e vissuto da sempre a Donna Lucata. Tolta la pausa al di fuori appunto del paese per gli studi universitari, per l'esperienza all'estero, il resto diciamo delle mie esperienze, delle migliori, ecco, annate, dei ricordi, le ho avute a Donna Lucata. Allora è inevitabile per me ricondurmi di nuovo appunto a Donna Lucata, alla mia borgata, sempre con la speranza di riuscire a almeno garantire appunto quel luogo dove io ho fatto queste belle esperienze, questi bei ricordi, a chi viene dopo, alle generazioni che a me sono molto care. E allora, ecco, mi ricollego al discorso del programma di Vindigni sulle strutture sportive. Ecco, lo avallo e immagino sia un punto molto forte, un punto chiave, quello dell'associazionismo, quello di ridare vita e rimettere nelle mani dei cittadini, della comunità, le strutture sportive di cui è dotata Donna Lucata, che possono appunto diventare funzionali, offrire tanto, garantire il benessere attraverso lo sport e garantire il coinvolgimento e la partecipazione attraverso gli eventi culturali alla comunità, dal geodetico appunto di nuova costruzione vicino al mercato vecchio di Donna Lucata, alla pista di corsa attrezzata anche come campo di Cannamara, il centro incontro che si trova appunto vicino all'ex sede del comune di Donna Lucata. Queste sono le strutture che la coalizione di Vindigni, il progetto, ecco, di Vindigni a sindaco punta a rianimare proprio per la borgata di Donna Lucata. Sentiamo la conclusione che ci farà in un minuto Orietta Mazzoletti. Lo sport è vita, soprattutto in età adolescenziale, è essenziale. Qua ovviamente ci dovrà esserci un dialogo tra politica, anche associazioni e capi settore, che è mancato negli ultimi anni. E quindi questo è a prescindere, ma lo sport è essenziale, soprattutto per togliere tantissimi giovani che nell'età adolescenziale, quindi quella critica, non dovranno restare per strada o ai margini delle borgate, ma dovranno inserirsi in ambiti sportivi. Per ultima cosa invece vorrei esortare un attimo gli elettori a non sottovalutare le votazioni che ci saranno il 12 di giugno, perché si andrà a nominare un consiglio comunale, una giunta, un sindaco che avranno il compito di gestire economicamente con progetti il comune, il paese, quindi il futuro è in mano nostra, perché siamo noi a scegliere i candidati, quindi non lo sottovalutiamo, non andiamo per le amicizie, non andiamo per la simpatia, non andiamo per le promesse, andiamo per il futuro. Bene, grazie, si chiude questo spazio autogestito a pagamento, grazie a Orietta Mazzoletti, grazie anche a Fabio Gentile, entrambi della lista UDC Scicli K. Grazie, buona campagna elettorale, di quello che resta di questa campagna elettorale, alle prossime occasioni. Grazie. Grazie SVN, grazie per l'attenzione agli elettori.